Bene, 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 possiamo il vostro Diablotex qui prontissimo per continuare su Nier Replicant. Vediamo un po', vediamo un attimino. Vabbè, sappiamo dove bisogna andare al momento, no? Perché abbiamo fatto tutta questa strada e credo che l'unica direzione plausibile sia questa, quindi io direi che posso andare tranquillamente. Ecco, tranquillamente non lo so, vediamo. Che adesso affrontare. Vabbè, dico nulla, dai, non dico nulla. Io al momento non dico nulla. Combatto, ma non sono questi che mi preoccupano, sono quei due giganti che voi vedete lì, eh. Beh, sono loro che mi preoccupano. Poi vabbè, speriamo, io la battaglia comunque dovrò cercare di affrontarla in qualche modo. Poi eccoci qui. Sì. Questi qui non sono un problema, o almeno per adesso, ma quei due giganti lì, ragazzi, cosa facciamo? Cosa si fa con quei due giganti che ci aspettano lì? Io non lo so sinceramente, però vediamo, vediamo insomma. Eccoci qui, vai. Sì. Avevo messo il target qui sul bersaglio, ma no, non era il caso, tanto. Secondo me devo prima sconfiggere tutti questi nemici qui e lì pian pianino. Oppure vediamo un attimino, eh. Ah no, ok, devo colpire anche qui. Che bello, ragazzi. Sì, io al momento sto combattendo come se non ci fosse un domani, quindi. Ridatemi mia sorella, insomma, ci vuole un po' di tempo, non è così semplice. Non è che perché urli te la ridanno, insomma, però devo un attimino. Ok, no, perché si vedeva che dovevo colpire lì, non è che me lo indicava, tra l'altro, quindi. ではないか。邪魔だよ。ヨナ。ほら、またんか。Bene, devo smetterla di colpirti? Non credo. Non credo proprio, eh. Allora, via. Un attimo, esaminiamo. Vai. Menu principale è stato aggiornato. Premi Option per aprirlo. Certo. Vediamo, eh. Ecco, magia ed abilità. Vediamo un po'. Difesa schivata. Qui. Ok, difesa schivata L2 R2. Va bene. Primo trofeo sbloccato, ragazzi. Attenzione, eh. Ok, difesa e schivata. Va bene così. Tutorial sbloccato, è sbloccato il tutorial combo. Ecco, vai, vediamo. Vediamo un attimino qui. Il tutorial combo mi interessa, eh. Direi che mi interessa molto. Ok, sì, va bene, va bene, va bene. Va più che bene.
E stiamo un po' tranquilli, però sì, ma qui ne escono altri. Però andiamo avanti, tranquilli che... Allora, hai ottenuto un verso sigillato. Ok, hai ottenuto la magia esplosione oscura. Ok, R1 scaglia piccole raffiche. Ah, bello. Forse ho capito quali sono. Vediamo un po', Ma forse devo... non vorrei che devo abilitarla, eh. E infatti. L1... no, esplosione oscura. Ok, no, è già... Quindi rimuovi, via. Stavo sbagliando. Ok, sapevo che era questa la magia, Poi credo che andrà... Non so se andrà potenziata. Comunque... È già qualcosa, insomma, che abbiamo ottenuto, che ho ottenuto questa fantomatica magia qui. È già un qualcosa, diciamo. È già un qualcosa di... abbastanza concreto. Ok, buono, via. Sì, bene così, e andiamo. Sì, certo, andiamo. Posso andare? Che dite? Vediamo un po' qui. Vediamo, Maremma, ragazzi. Ma dai, basta. Allora, qui lo scontro non sarà semplice, io ve lo dico, cercherò di portarlo a termine, ma questi fanno male. No, questi fanno... questi fanno abbastanza male. Ok, via. No, via, rotola. Mi devo allontanare, sì, vabbè. Allora, lui si sta riparando e nel frattempo bisogna agire in questo modo, ragazzi. E mentre uno si ripara bisogna colpire l'altro. È un casino, ma ce la giochiamo tranquilli, dai, ancora. Beh, ce la giochiamo tranquilli, vai. Devo colpire qui. Che bello. Ma un po' di energia non me la ridai? No, Ma come fai a parare un attacco del genere? Vabbè. Come fai? Mi dici come fai? Dimmi un po' come... Ma come li butto giù io questi due? Allora, hai ottenuto un verso, vabbè, sì, hai ottenuto la magia lancia oscura, bene. L1 scaglia, ok. Cambiare magia, abilità, option, ok. Oh, adesso sì, ragazzi. Poi, quando sarà il momento, cambierò magie ed abilità. Ma per adesso non cambio nulla perché ho solo queste due, quindi non è che posso pretendere subito altro, Un passo alla volta. Ok. Un po' di erba medica, ragazzi. Qui ci... Maremma. Ci vuole un po' di erba medica. Perché? Ci vuole per il semplice motivo che... via. Rotola anche qui. Sì, va bene. Hai ragione tu, certo. Hai ragione tu, come no. Ancora? Allora, ragazzi, qui la fortuna è che al momento ne sto affrontando solo uno.
dei due, quindi sono fortunato su questo punto di vista. Comunque il gioco è rifatto in maniera meravigliosa, ragazzi, meravigliosa. Frame rate stabile al momento. Che battaglia, ragazzi, che battaglia, che battaglia. Battaglia superba, superba. Forse uno è andato giù in maniera definitiva, forse. E dico forse. Credo di sì, eh. Ora, ora dobbiamo buttare giù l'altro qui. Ma di erbe medicinali quante... Cioè, ne ho abbastanza per continuare la battaglia da noi. Io qui devo livellare, ragazzi. Io qui in qualche modo devo iniziare... devo livellare, cioè... In qualche modo io devo iniziare a livellare. Devo trovare una zona buona dove posso livellare. Ora non è il momento, al momento non è il momento, ecco. Vediamo se mi dà un trofeo appena batterò anche questo boss, perché tanto lo butto giù adesso, eh. Tranquilli che adesso lo butterò giù, ragazzi. Non manca poi così tanto, eh. Sì, sì. Oh, oh, e ora? Il colpo di grazia, andiamo. Il colpo di grazia sta arrivando, sta arrivando. Andiamo. Vai che è fatto, vai che è fatto. Vai che è andata. Vai che è andata qui. Ottimo, vai, l'ho buttato giù. Dammi un trofeo, ho battuto il boss. Dammi un trofeo. Andiamo, andiamo. Allora, andiamo a salvarla, se possibile, se possibile. あ、やまるのは僕の方だ。ごめんね。怖かったね。早く家に帰ろう、ヨナ。何やら剣飲んであるな。この神殿古そうだもんね。早く出よう。 間に合ったようだな。お兄ちゃん、月の涙なかった。お兄ちゃんをお金持ちにしてあげたかったのに。 いつからだ？変な咳をするようになったのは
1ヶ月前。その病にかかった人間は、全身に黒い文字のような文様が広がり、やがて死に至る。うん、知ってる。ヨナ。今は、そっとしておき。Bene, allora vediamo un po' che cosa si può fare, ok, vediamo, vediamo un attimino. Lasciamola dormire, va bene. Qui posso raccogliere qualcosa, sì, goccia di forza, poi qui, 300 pezzi oro, bene. Vediamo se sulla mappa viene indicata la nostra prossima destinazione. Dove bisogna andare? Qui. よ、無事だったのか。東門から出たと聞いて心配。なんだその本は。あ、これはその。我は偉大なる城の書であるぞ。敬ってもらって構わんぞ。へえ、城の書って喋るんだな。知らなかったよ。え、城のこと知ってるんですか。今歌ってた歌に出てくるんだよ、白の書って。あ、歌？そう、村に昔から伝わる古の歌さ。古い言葉だからね。何言ってるかわからないだろうけど。その歌、どんな意味があるんですか？意味って言われてもな、あんまり詳しくはないんだが、いつかこの世に黒の書が舞い降り病をまき散らす。だがそれに抗う白の書が世界を救うって感じかな。どうしたんだ一体。いや、なんでもないです。それでどうやって白の書は世界を救うことになってるんですか。さあね、私もそこまで詳しく理解して歌ってるわけじゃないし。そうなんだ。しょげるなよ。物知りポポルに聞いてみたらどうだ。何か知ってるかもしれないし。そうですね、どうもありがとう。Quindi bisogna tornare subito qui nella biblioteca, quindi so benissimo la strada qui, anche se non mi metteva la X rossa sulla mappa, capivo dove andare perché oramai conosco la biblioteca come le mie tasche, o diciamo almeno fino ai piani dove sono arrivato la conosco come le mie tasche, poi dove non sono arrivato giustamente... Se ci sono altri piani nascosti qui della biblioteca o stanze nascoste, questo non posso purtroppo saperlo, però come avete visto vado bello spedito qui. Yona-chan no koto wa kiiteru wa. Hontou ni nante ittara ii ka. Sono koto de onegai ga aru ndesu. Deobor-san ga utatte ita inishie no uta nitsuite oshiete moraemasen ka?それは白の書。白を知ってるんですか。話が早そうだ。古の歌ね。黒の書が世界に最悪をもたらした時、白の書が現れ、
封印されし言葉で黒の章を下ろし最悪を消し去るって言われてるの。封印されし言葉って正確な記録が残っていないのでよくはわからないけど何か魔法のようなものらしいわ。そうか、そうだったんだ。どうしたの？白の書が病を消し去るって古の歌に書いてあったんですよね。そして封印されし言葉、あの神殿で石像を倒した時に我が吸ったものが封印されし言葉ということか。そうだよ、シロ。シロさえいればヨナの病気は治るんだ。そんな、これは昔の言い伝えなんじゃ。だけどシロの書はこうやって実在してるんです。病を治す言い伝えもきっと本当だ。しかし肝心の黒の書のありかがわからぬ。それは記録には書かれていないわ。封印されし言葉も一つとは限らないし。だが魔物たちと封印されし言葉は浅からぬ関係があるようだな。じゃあ僕が手当たり次第に魔物を殺していくよ。そんな危ないこと。量をこなして質を得るつもりか。無謀な策だ。ここにじっとして何もしないよりマシだよ。僕は行く、ヨナのために。でも、なら仕方ないわね。最近崖の村という場所で魔物が出ていると聞いたわ。北平原の橋の修理が終わったらしいからそこを渡っていけば行けると思う。地図に書いておいたわ。もしかしたら封印されし言葉はそこにあるかもしれない。Bene, bene, bene, credo che qui abbiamo finito di parlare. Dove dovrei andare prima adesso? Farò attenzione, speriamo. Speriamo di fare attenzione perché... qui la situazione non è buona, ecco. Allora, vediamo un po'. Allora, missioni. Alcuni abitanti ti affideranno degli incarichi. Allora, per passargli in rassegna premi option per aprire il menu, poi seleziona ok e quindi la scheda missioni. Quindi andiamo subito a vedere. Allora, qui abbiamo la mappa locale, obiettivo attuale, punto di salvataggio, giustamente. Missioni incomplete, tutte missioni complete, le missioni completate... Sinceramente, a me interessano quelle, le missioni incomplete. Obiettivo attuale. E vabbè, ragazzi, io direi di andare dove mi chiede l'obiettivo attuale, perché comunque è lì. Sì. Allora. Il ponte sarà stato riparato? Io questo non posso attualmente saperlo, lo scopriremo tra poco, quindi
Tra un po' scopriremo se il ponte è stato riparato o meno, ma credo di sì. Credo di sì, perché se mi dà la missione, credo che sia stato benché riparato, insomma, ecco. O almeno così voglio ben sperare. Allora, cosa mi dice qui? Fai visita al capo villaggio del nido. Sì. Io sono qui. Bene. La destinazione è lì. C'è un po' da camminare, ma se magari ci sarà qualche scontro da fare, ben venga. Dai, voglio qualche nemico, su. Niente. Va bene. Solo il gregge di pecore qui. No, vabbè, non sono pecore. Allora, vai. Non escono nemici, ragazzi, al momento. Ma lì c'è qualcuno? Qui c'è qualcuno, sbaglio? No, no, ci sono. Qualcuno c'è. Hai sbloccato il tutorial colpo di grazia. Ah, ok. E come funziona il colpo di grazia? Il tutorial esplosioni oscure più potenti. E vabbè, sblocco tutto al momento, va bene. Parola ottenuta, hai ottenuto la parola, ok. Si usa con la magia, magia costo, ok. Hai ottenuto una parola, le parole ti consentono di potenziare. Allora, hai ottenuto una parola, le parole ti consentono di potenziare armi e magie. Ok, associate alle armi o alle magie. Per farlo apri la scheda associa parole di... Ah, ok. Un attimo. Vediamo un po'. Associa parole sono qui. Ok. Armi. Allora, innanzitutto vediamo le armi che ho, ragazzi. Un attimino. Come faccio a vedere le mie armi dove sono? Ok. Allora, rimuovi le parole. Allora, l'arma che sto usando qual è adesso? Allora... Eccolo qui. Eccola qui. Nessuna parola è associata lì, insomma, eh? Neanche qui. Vabbè, per il momento andiamo, poi vedrò meglio, insomma, il da farsi. Anche perché io qui, ecco, adesso potrei volendo livellare un po', perché vedete, qui ci sono qualche nemico sulla mappa, insomma, si aggira. Qualche nemico sulla mappa si aggira, quindi qualcosina credo che posso tranquillamente fare. Ok. Vabbè, ora andiamo a destinazione, poi magari volendo ritorno io qui nel villaggio per... villaggio. Qui nelle terre desolate, chiamiamole così. No, quello lì è un po' troppo grandicello, non credo che vado ad affrontarlo, sinceramente. Sinceramente... Non credo che vado ad affrontarlo, quindi... Ti saluto e ci vediamo nel prossimo... più avanti. Allora, noi siamo arrivati qui, spero che ci sarà un punto di salvataggio, perché almeno, vabbè, comunque entriamo qui nel villaggio e vediamo cosa c'è da fare, vediamo cosa ci sarà da fare qui, perché ora sono abbastanza curioso, sì, sono abbastanza curioso, poi devo capire un po' come associare le parole alle armi, insomma, ecco. Allora, anche qui giustamente non si vede nulla perché non ho la mappa della zona, quindi non posso... Allora,
Sembra che non ci sia nessuno, sembra, non è detto che non ci sia nessuno andando avanti, qui. Sì, qui c'è qualcosa. Ok, qui non si può fare nulla, quindi vado avanti. Tanto la direzione è unica, ragazzi, non è che al momento abbiamo una strada sola. Andiamo avanti e basta, quindi non abbiamo altre strade da percorrere oltre questa al momento. Poi, ok, qui possiamo salvare. Vediamo un po'. Sì, vabbè, se ben capito che bisogna passare qui, non è che ci vuole il genio per capirlo, eh. Non ci vuole bisogna anche arrivare lì in alto. Potrebbe essere. Sì, vai, Ale. Potrebbe essere. Ah, ok. Ho capito. Ho ben capito già, ma resto in silenzio. Ma ho già ben capito, tranquilli. C'è un po' da fare qui, Qui mi occorre una mappa, però, sarebbe l'ideale. Cosa abbiamo qui? Meteorite. Bene. Allora, ragazzi, io salverei qui la mia fantomatica partita gameplay. Lo chiudiamo qui, il terzo gameplay per quanto riguarda Nier Replicant. Io vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Spero che questa serie vi stia piacendo. Magari lasciate un like ed un commento per dirmi cosa ne pensate di questo titolo. Io sarò ben lieto e contento di rispondervi a tutti. Quindi vediamo un attimino. Io vi aspetto nei prossimi gameplay di Nier Replicant. Ciao a tutti e un saluto a tutti dal vostro Diablotex. Ciao! Dark and low!